Ben trovati a tutti, ormai siamo a giugno e il forte della stagione ancora non è partito, ma poco ci manca. Questo è sempre Cava Spinosa, sto andando verso il faro. Oggi c'è il mare che è fermo, è proprio fermo, fermo, fermo. Intanto mo vi rendete conto pure voi. Questo qui davanti è Sea Lounge Bar e questa qua sotto è Cava Spinosa. Ho fatto il video un paio di settimane fa. Qui il faro. Adesso mi vado a fare un giro là. Poi quella lì è sempre la Corsica. Guardate che acqua. Oggi c'è un'acqua stupidosa. E qui comincia già a essere tutto super frequentato, questa è la parte più bella di Capo Testa, a dire di molti, Cava Spinosa, il faro, poi vai di là c'è Cala dei Francesi, la Valle della Luna che rimane qua dietro. E niente, penso che devo prendere una pausa, pubblicherò questo video e poi prendo una pausa, perché comincio a lavorare e non ho il tempo di montare il video, di metterlo su YouTube. Guarda che spettacolo, guarda che acqua oggi, guarda che acqua turchese, turchese proprio l'acqua oggi, madonna che spettacolo, guardate che bello, guarda, guarda. Perché prepara la sala, lavora, ristorante, la mattina fai dei lavori, quindi non c'è il tempo proprio materiale per poter pubblicare i video. Quindi ci vediamo a ottobre. L'occhio di Santa Lucia lo conoscete? L'occhio di Santa Lucia è... Allora, adesso c'è il passo di inizio per il vento. Ci sono? Questo invece c'è la città per il momento, c'è una città popolare, c'è una zona particolare. Questa qua è bella perché la potete mettere sia lunga oppure corta. Ma scendo qua sotto. Quando avevo fatto il video su Cava Spinosa c'era un momento in cui indicavo un piccolo molo che sta da quest'altra parte e rimane qua sotto. Poi questo qui è il faro e di là ci sono le altre cale. Nel video metto poi, come dicono, metto poi qua sopra, metto il titolo dei video, sia quello di Cava Spinosa che quello del tramonto. Io sono venuto a faro ad un tramonto, c'era pure la 10, c'era Luciano. Qui, se non mi sbaglio, quando c'è stato il conflitto, il secondo conflitto mondiale, c'erano delle avversità tra Italia e di là la Corsica, perché è francese,
E questi pali qua indicano il reticolato. E qua sicuramente c'era un reticolato che avevano messo nel caso dell'invasione. Non è mai successo nulla. E di là a Bonifacio c'è una parte dove ci stanno proprio le basi dove puntavano dei cannoni. Questo è il molo che vi dicevo. Là c'è la scaletta, scendi giù e questa è l'acqua. Guardate che roba. Da lì è Cava Spinosa. Allora oggi è proprio bello, bello, bello. Che spettacolo. Certo che se uno dovesse cascata qua, mi sa che non fai ritorno. O come dice Simone de Steps Over, nulla racconti. Adesso già è tardi come orario perché c'è troppa luce, sono 10:30, quindi non è il massimo, no? Magari Cava Spinosa è bella uguale, qualsiasi ora del giorno, pure di notte. Però sai, la luce è piena, io sarei voluto venire qua stamattina alle 6, però in sera abbiamo chiuso verso mezzanotte, finisci, pulisci, non è possibile. Guardate che meraviglia. Cava Spinosa, Capodesta, faro di Capodesta. Qui finisce questa parte della Sardegna. Laggiù, diciamo, non so se si riesce a capire, c'è un sasso lì, quello si chiama la Munichedda, e lo chiamano uno la Munichedda e l'altro la Munica. Poi lì in fondo, non mi vorrei sbagliare, se quello là è l'arcipelago della Maddalena. E poi di là c'è l'uscita del porto di Santa Teresa di Gallura, che parte la barca che va poi a Bonifacio in Corsica. Il viaggio di andata e ritorno lo fa solo, c'è la Mobi mi pare, forse no, solo la Mobi ci dovrebbe essere. Andata e ritorno mi pare che io l'altro anno pagai 48 euro facendo Santa Teresa Bonifacio. Poi c'è un altro che parte da Palau, è un po' più grande, però non so il costo. E poi ecco qui, le forme del granito qui sono incredibili. Sicuramente l'hanno detto 100 volte. Guardate che spettacolo. È veramente una cosa meravigliosa. E qui ci vengono pure a pesca. Pesca, vengono con la barchetta. Questo è veramente un gran bel posto, sì. Vale la pena. Guarda che forma, eh? È troppo bello. Va bene, va. Io mi rientro. Mi sa che oggi non faccio tardi, perché poi ci sono anche gli arrivi. Ci sono gli arrivi per le camere. Se non faccio tardi al servizio del pranzo, nel pomeriggio magari vado pure a far bagno. Perché non è che vado spesso al mare, eh? E però se c'è una condizione bella, gagliarda, come piace a me, che sarebbe come quella di oggi, e magari un bagnetto me lo vado a fare, nonostante l'acqua sia ancora fredda, eh?
però me lo voglio fare al bagno, vediamo un pochettino. E qua poi scende. Questa sta sentierina da là. Devo scendere a quell'altra caletta lì. Il faro vecchio col faro nuovo. E poi dall'altra parte c'è tutto un sentiero che ti porta fino alla Valle d'Alba. Vabbè, guarda. Io rientro e ci vediamo dopo. Ciao. Questo fino a ieri sera non dava libero. Il barracuda non scelta su sta piazza. Madonna. Quanto pesa sto barracuda? Più di 2 kg. Sì, questo è un pesce da sera abbondante. Ma le coppe dove le nascoste? Qua, grande maestro! Il maestro arriva giù. E qui abbiamo padre e figlia, guarda che meraviglia, te! La 10 con soldi!